Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Anche se di benvenuto a denunciare un episodio del genere c'è ben poco. Molte volte gli youtuber dicono questo video non lo volevo fare, ebbene oggi lo dico anch'io. E voi, giustamente potreste dirmi, anche se forse dal titolo avrete intuito qualcosa, perché l'hai fatto. Io l'ho fatto perché queste cose si devono sapere. Si devono sapere, si devono denunciare, si devono evitare. La discriminazione nei confronti delle persone disabili esiste, non è affatto morta. Non sempre è così esplicita, a volte è molto più viscida e nascosta dietro una maschera di perbenismo, ma esiste. Mi spiace dire, in qualità di persona casualmente omosessuale, che nel mondo gay maschile non c'è proprio la predisposizione al diverso, al mutuo aiuto. C'è una forte componente di femofobia, che è la parola che indica la discriminazione verso le persone femminate. Ma non siamo qui per parlare purtroppo di discriminazione verso le persone femminate. Siamo qui perché intendo denunciare, con tanto di prove, un comportamento abilista nei confronti di una persona che avevo visto su Facebook e che ho voluto contattare, attratto dalla sua bellezza fisica, come credo qualsiasi persona single in cerca esistente sulla faccia della terra. Dopo un primo momento di apprezzamento da parte sua, nel senso che sembrava che comunque prendesse di buon grado i miei complimenti, mi ha chiesto delle foto. Io ho mandato le foto che avevo andavano più che bene, non ho fatto nulla sotto costrizione, se non che a un certo punto mi chiede: ma sei disabile? Scusate, spero che non si senta troppo il cane russare, ma è l'unico momento che ho. E io rispondo sì, perché è un problema. E lui di rimando mi dice: va bene, allora mettiamo subito dei paletti. Se vuoi posso essere tuo amico, ma finisce lì. Al che io, che stupido non sono, ho intuito esattamente dove volesse arrivare. Ho chiesto se il problema fosse la disabilità. E la risposta la ascolterete. Perché mi sta bene il fatto di rispettare le leggi, non rivelerò nome, non rivelerò età precisa di questa persona, anche perché il nome sì, lo so, ma l'età nemmeno io. Però dovete ascoltare la sua risposta con le vostre orecchie, chiaramente ho modificato la voce nel rispetto delle leggi italiane. La questione non me la spiegare per telefono. Non è che io ti disprezzo. Anzi, però. Non mi va di usare un disabile in altre cose. Capisci me? A questo messaggio allucinante degno del peggiore medioevo, io ho risposto. E leggerò con voi la risposta per garantire l'accessibilità di questo video alle persone cieche. Questo discorso non sta in piedi perché tu non mi usi se hai il mio consenso. Io ho 30 anni e un quoziente intellettivo 38 punti sopra la media. Intervengo dal futuro, come si è soliti dire nel linguaggio gergale di YouTube, essendo stato oggetto di cyberbullismo in passato perché accusato di tacciarmi di una falsa intelligenza per mostrarvi il documento dello specialista che attesta il mio reale quoziente intellettivo. Grazie per l'attenzione. Con tutti gli impulsi sessuali che hai tu. Se tu, che a occhio e croce avrai una quarantina d'anni, non mi vedi adulto come te, non puoi essere mio amico. Mi scriveresti solo per farmi stare zitto. Ecco, probabilmente ci sarà una parola censurata,
leggermente. Non perché io abbia problemi a parlare di intimità, ma perché sappiamo che YouTube, come ho già detto nel video precedente, per il quale tra l'altro vi ringrazio delle visualizzazioni che non mi aspettavo, sta diventando una piattaforma per castigati. Ci preoccupiamo dei bambini che utilizzano in maniera impropria lo smartphone dei genitori con la legge Coppa, ma non ci preoccupiamo del modo in cui si affronta il tema dell'erotismo, soprattutto se legato alla disabilità. So quale risposta vi sta passando in questo momento. Non a tutti, forse, ma una parte di voi mi dirà, fregatene e passa oltre. No. Fino a quando passeremo oltre, fino a quando accetteremo tutto a testa bassa, fino a quando ci limiteremo a rispondere a tono ma solo in maniera del tutto privata, non cambierà nulla. E se pensate questo, probabilmente non avete capito niente di me. Probabilmente non avete capito nulla della lotta all'abilismo, e forse non è il canale giusto per voi. Tutti gli altri so che capiranno. E oltre a commentare qui sotto, se ne avrete voglia, se avrete qualcosa da dire, oltre a riempirmi di belle parole, fate anche i fatti, perché le belle parole nei commenti le sanno scrivere tutti. Arrivederci al prossimo video.